Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video. Non ci si sente da un po' perché ci sono state tante novità, tra cui come la telecamera nuova, che spero che si veda dalla qualità, che è una GoPro Hero 9 Black, che è più i computer, perché mi serviva per fare questi video e tutto, perché quell'altro non aveva, diciamo, abbastanza potenza per editare, e quindi proprio si bloccava tutto e faceva un po' di asino, crashava. E nulla, oggi un nuovo video che siamo già partiti a postare da un po' di tempo, dall'inizio sarà 3 settimane. Abbiamo già postato circa, io penso, perlomeno 3 ettari e mezzo tutti. E ora però si sta tirando giù, si dice stralciare, che praticamente è prendere tutti i rami tagliati delle potature e si tirano giù, si stralciano in pratica dal filare. Però oggi abbiamo finito di questa vigna qui a casa, che ora poi vi farò vedere. Non si va laggiù perché oggi deve venire anche una persona a vedere l'escavatore, perché avevamo messo in vendita il nostro escavatore, che io vi dico, se vi interessa, è un Komatsu PC40 serie 7. Per chi, se vi interessa, c'è il link in descrizione, iscrivetemi, contattatemi e venite a vederlo, se fa il caso vostro. È 40 quintali, quindi doppio circuito dell'olio, sempre, potrebbe essere utile. Quindi nulla, vi farò vedere come potare, che oggi quindi siamo a potare per poco, perché poi arriverà questa persona a vederlo e nulla. Vi si fa vedere il nostro metodo di potatura, che le nostre viti sono tutte a guaio, non abbiamo cordone spronato, ma tutto a guaio, e da 2 anni si sta provando a fare il metodo Simonit, che in pratica è col metodo di lasciare la circolazione sui lati, dal basso che va a proseguire la circolazione, quindi si lascia sempre uno sperone sotto che fa sempre proseguire la linfa, e non si fa più i tagli, diciamo, di ritorno, quelli grossi. Massimo legno massimo che si taglia è di 2 anni, quindi il capo a piegare. Il massimo taglio si può fare, se si le fa un po' più grosso, di 1 anno in più, si lascia tanto legno di rispetto, che in pratica il cono di seccamento non va a intaccare il percorso linfatico della vite. E, non sono un grande esperto, io ho iniziato a potare a 2 anni, quindi per quanto potrò. Poi ci sarà mio babbo, vi farà vedere lui che un po' di più. Un po'. Vabbè, dai, ci si vede fra poco nel campo. A dopo. Vieni anche te a potà? Sì. No? No. Perché? No. Come no? Senti, vivo, che ti chiama la macchina? La macchina? No. Senti, che l'aveva in due cose. No, va bene, stasera un'altra persona a vederlo. Eh? Quanto lo vendevi? 12. Meno una lira 9. 500 euro di olio, eh? Sì. E tu sei imparato da questo modo. Perché tu non lo sai fare, questo è la fine. Io! Chiamo. Vieni! Mi metto questo laccio qua, perché sennò fa il filo, fa questa fine. Tutto tagliato.
Questa è una vita a potare. Sempre, secondo me, secondo la filosofia di Simonic, è che bisogna seguire la linfa. Quindi questo potrebbe essere un razzolo. E se si guarda di qua, se c'è un capo, e poi diventa un capo a piegare, che parte dal nuovo, però non c'è, quindi bisogna farlo noi. Allora, sono questi tutti quelli che partono dal mio vecchio di 2 anni in più in su, si possono togliere tutti perché tanto non sono fruttiferi. E questo si fa il razzolo, e questo si diceva prima, si farà il capo, perché sennò non abbiamo il capo a piegare. Questa non ha avuto nemmeno il capo l'anno scorso. Ora sono a mano un po' difficile, però qua giù si toglie tutto. Anche questa vita è brutta, eh. Guardiamo se c'è una vite un po' molina per fare. Questo potrebbe essere uno che è il razzolo, perché se vedete lo scorrimento della linfa continua, non, se lo taglio si ferma qui. Questo via, questo viene dal vecchio, si vede qua. Poi, come avete visto, questo gli ho fatto un taglio di rispetto. Solamente il taglio di rispetto è in base al diametro del legno che tagliamo. Più grosso è, più grosso deve essere il legno di rispetto e il cono di seccamento. Si prepara il tralcio, che è in pratica il nuovo capo a frutto. Qui c'è Gigio, che si lasciano circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, più 1, 2, 3, 11 gemme circa. Poi, quando si verranno a legare, mia mamma deciderà la lunghezza. Se sono troppo lunghi, li taglia lei. Questo è precisamente come si poteva una vite. Poi, se qualcuno poi mi riprenderà, mio babbo e mia mamma, per vedere meglio, perché ora di prendere e potare un po' complicato. Questo proprio si vede bene, questo si lascia da solo e ora si deve scegliere. Solitamente lo faccio dalla parte opposta, un capo a frutto da lasciare. Proseguimento della linfa, più capo a frutto a piegare. Poi c'è chi ne lascia 2 di capo a frutto, però già che si lascia 8-9 gemme è più che sufficiente uno, perché sennò poi va troppo in tiraggio la vite e non ce la fa a produrre, a portare l'uva a maturazione, a fare un buon vino. Facciamo un po' di pulito, almeno ci vediamo. Questo il capofrutto non si fa perché è troppo, diciamo, fine, piccolo. Quindi questo sarebbe stato ottimo per fare il proseguimento della linfa, però ci possiamo fare un capofrutto che il proseguimento della linfa c'è ugualmente per il capofrutto. Poi qui sì, questo si piegherà così e si prenderà, il prossimo anno si potrà prendere da qui, da questa gemma, un altro capofrutto, o se no si può fare qui un razzolo e di qua si prenderà la gemma per fare il capofrutto, che mi piace di più, vado da qua a di qua, perché almeno segue il senso della pendenza del filare, che in pratica siamo in questa vigna qui a casa, che è mezz'ettaro, piccolina tra le vigne, è quella più piccola che abbiamo, però siamo qui proprio perché si sta aspettando questa persona che viene a vedere l'escavatore, quindi siamo messi qua. E poi ora in questo periodo noi saremo stati a stralciare le viti, perché dice mia mamma che si vuole provare a fare questo esperimento
tanto non ci costa nulla. Praticamente dice che se si posano le viti all'una calante producono di più, abbiamo più produzione. L'anno scorso l'abbiamo fatto con una parte di vigneto che l'abbiamo segnato nel calendario e effettivamente abbiamo avuto più produzione in quella parte. E quindi ora si posa all'una calante e all'una crescente si sta a stralciare, quindi si fa tre persone a posare in robe, mamma a posare l'una calante e quando cambia la luna si cambia. Boh, si vedrà il prossimo anno se funziona per davvero questo sistema. Il problema di questa potatura che si lascia il legno di rispetto qual è? Che ci sono tutti questi bitorzoli qual è il sistema? Aspettare che si secchino. Quando sono seccati si può benissimo tagliarlo e far tornare il ramo pari. Il ramo, la vite, la testa molto più carina e dove ci entriamo meglio, le forbici e tutto. Non si prova questo metodo perché dicono che si rispettano di più le viti e che vivono di più. Diciamo, hanno una vita più lunga, perché abbiamo notato che abbiamo dei vigneti che abbiamo un disseccamento precoce, un po' troppo precoce per gli anni che hanno. Quindi si tenta questo tipo di potatura. Ci si vede dopo. Ci si vede tra un po' con l'aggiornamento con i miei genitori, faccio vedere come posano loro. Almeno vedete anche la loro tecnica. Nel corso della nostra attività lavorativa abbiamo cambiato più metodi di potatura. Questo penso sia quello migliore, però è vero, tutte le viti a volte non è facile. Si cerca di non interrompere il flusso linfatico che viene dai laterali, diciamo così, perché va mantenuta la vite abbastanza vicina al filo e in linea, se no poi quando si passa il macchinario con la vendemmiatrice si spezzano tutti i tracci, i capi, anche quelli per l'anno dopo. Ora qui, vedi, anche questo è un capino brutto, io ce lo lascio un razzolino lì, ma Sì, ma qual è il capo per fare l'uva? Il capo per fare l'uva si lascia questo, vedi? Per quale? Si cerca quello sempre un po' più bello, che viene praticamente, qui c'era il capo piegato l'anno precedente e si è preso il primo capo più grande, qui sotto c'era un razzolo, lo lascio ancora perché si dovrebbe prendere la vite un altro anno, e un altro anno poi si taglia qua, un po' più lontano, e si dovrebbe prendere i capi se usciranno belli e arriveranno, diciamo, a destinazione, perché che qui vedi l'apertura su questo lato è qua, però il capo non è tanto grande. Questa è una vite un po' difficile, vedi, perché qui queste tagliature qui, questo è brutto, no, è sul vecchio, però non si può fare questa tagliatura ora non si può fare, va lasciato che il capo si secchi nei prossimi anni, quando sarà bello secco allora si potrà tagliare. In questo caso per ora si prende così per mantenerla abbastanza vicina, perché sennò che succede se la taglio? E se la taglio molto probabilmente si favorisce l'insediamento di infezioni, da batteri, così perlomeno dicono gli esperti, che poi si propaga questo mal dell'esca, viene chiamato mal dell'esca, che praticamente sono dei batteri, dei marciumi che bloccano il flusso linfatico della vite. Vedi per esempio questo, no? Questo, vedi, è un mozzicone lasciato perlomeno 2 anni fa. Già ora è già un po' bello secco, vedi, ora si può già cominciare a tagliarlo, no, non dà più noia, perché la vite, i coni qua sopra, l'ha già, vedi anche questo, l'ha già chiusi, no? Si è già risargito. Vedi per esempio, vedi qui razzolo qua sotto, qui questo non si taglia raso qui, ma si lascia leggermente uno spessore, un centimetro e mezzo di protezione, tempo che la vite
ha la possibilità di risarcire e di non tirarsi dentro il secco. Finito di filare, ci ho messo un po', adesso guardiamo che ore sono. 3:43. Tra un po' arriverà quello a vedere l'escavatore. E in fondo a filare ci sono delle viti molto deboli. Noi si pensa sia per il bosco, perché c'è proprio il bosco qui, però o anche per il terreno, non lo so, però diciamo le ultime due passinate c'è poco, dopo vedete c'è poco la vegetazione, proprio è buono. Poi voglio fare un piccolo recap sul favino che abbiamo seminato i mesi scorsi. Tutto questo, guardate, senza il problema è che ora se si vede è stato mangiato, è stato un po' mozzicato dagli animali, si pensa tipo caprioli, qualcosa del genere. Qui però diciamo le nascite sono state buone, lo vedete anche fin lassù, tutti i prati sono già alti, circa più di 20 cm, però qui è tutto mozzicato, qui è tutto stato mangiato. Però il problema è di là, con l'altra vigna c'è stato molte piante non sono nate. Qui diciamo per la maggior parte sono messi bene, però anche questa vigna di qua, che è tipo un ettaro e mezzo, l'altro mezzo è 2 ettari in totale, quasi finita tutta di totale e tira giù. L'abbiamo iniziata, infatti è che qui diciamo le nascite, qui ci siamo stanchi a ripassarlo a spaglio a mano, non con la seminatrice ma a mano, ho fatto anche il video, però come sono brutti, sono state mangiate, si sono state le lumachine, qualcosa del genere, non lo so, però si non tira a potare. Sta aiutando perché sono le 4:30, mi sta aiutando a finire filare, il sole sta per tramontare, e ora si fa festa, si finisce di filare veloce e si fa festa. Questo è un altro tipo di vigno, non è sangiovese ma è l'alicante boucher, sapete per fare colorino si chiama, si dice noi, serve per fare e dare colore al vino, a dare proprio è molto più colorata l'uva che fa. Invece questo è sangiovese, classico sangiovese, che fa molto più produzione, però è più scarna di colore, più. Questo è proprio colore. E questo è continuare il video, è venuto la persona a vedere l'escavatore, è molto interessato. Quindi non ho potuto continuare il video della potatura, però abbiamo finito di filare, come avevi visto anche prima. E vabbè, ci si saluta, ci si vede nel prossimo video che sarà continuo la potatura o della stralciatura, che potrebbe essere interessante. Io vi chiedo di iscrivervi, condividete, lasciate like, guardate il link in descrizione, che c'è tutti i link utili come il sito Instagram e la pagina Facebook dell'azienda, il sito dove potete provare i prodotti, per chi vuole venirci a trovare ora per chi c'è tempo di festa, che potete avere più tempo, non lo so, penso, ma come volete, però non ci fa piacere soprattutto se ci scrivete, commentate anche, che vi piace rispondere alle domande, se avete qualche domanda sulla potatura e tutto, su che attrezzature usiamo, anche sull'escavatore, anche per chi fosse interessato. E vabbè, io vi ripeto, sono Lorenzo Bucci, questo
è il video su come noi posiamo, il nostro metodo e come si lavora. In futuro ce ne sarà altri e spero che vi sia piaciuto. E commentatemi anche la qualità, se notate delle differenze, che migliori, senso, come migliorare la qualità. Ci si vede a un prossimo video. Ciao a tutti.